Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dei Cicli sul Tubo. Sono Vessel e siamo di nuovo su Project Igrice. Bene, aggiungiamo subito come inizio le prime persone che mi hanno scritto. Quindi aggiungiamo Lady Sara, eccola qua, elettronica di Santoro, il negozio. Poi al posto di Edoardo ci mettiamo Delagius, così voi vi occupate di questo libro. Non mi piace assolutamente il nome elettronica di Santoro e la rinominiamo in elettronica di Vessor, che è più carino. Ecco fatto, molto più attuale. Poi devo aggiungere altre persone, vediamo qua su se c'è posto. Rimettiamo play un attimo, se no mi corrono via tutti. Allora, come mercante d'arte ci mettiamo Roberto Scalvini, benvenuto anche a te, sei un mercante d'arte. Questi chi sono? Visitatori della città, quindi non mi interessa rinominarli. Poi ho un'altra persona che è Svein. Vediamo un po'. Al posto di Gianni ci mettiamo Svein. Oddio, guardate, c'è un assicuratore, ma pazienza. Oh bene. Allora, velocizziamo un po' e aspettiamo che viene a questo punto la notte, la mezzanotte, così che guadagniamo altri bei soldini da investire. Vediamo se c'è qualcosa che mi sta sfuggendo. No, qui siamo a posto. Si parlava dell'acqua, però vabbè, non ho uffici che me la richiedono, mi pare. L'acqua... No, tutti felici, è un po' troppo rumorosa. Non sembra più idraulico necessario. Porco cane, l'idraulico mi sa che non ce l'ho io. Devo fare un idraulico. Allora, l'idraulico lo troverò. Qui deduco. Idraulico. Bene, facciamo una stanzina dell'idraulico. Dove devo fare la stanzina dell'idraulico? Ah, non c'ho soldi. Che sciocco. Aspettiamo, manca poco. E poi facciamo anche l'idraulico. Voilà. Incassato quanto? Ehi, soldi si so. Allora, si era detto questo. Si era detto idraulico. Comunque sta cosa che l'idraulico devo farglielo io è tanta roba. Bene. Vediamo se sentono odori strani. Beh, c'è il secchio qua. Forse il secchio era meglio che glielo facevo staccato. Quest'area è un po' troppo rumorosa. Non è stata un'idea. Forse era meglio che la staccavo con due di questi. Ora vediamo se eventualmente vanno via. A me la gestisco meglio. La gestirò meglio questo discorso. Comunque, abbiamo anche l'idraulico. 50 al giorno, il costo operativo è molto ridotto. E io aumento i piani. Continuiamo ad ingrandirci. Come mai è giallo qua? Qua, piano 13. Ok, perché sei giallo? Cosa hai bisogno? Ah, costruisci una stanza per i custodi dell'edificio. Ehi, 400 al giorno? Ah, forse mi ha evidenziato che si è raggiunto, grazie. Ok, non ho il prestigio e cose così. Mi serve un ascensore, sennò qui non ci va nessuno. Sto pensando a questa stanza. In effetti non sarebbe una cattiva idea. Aggiungere fino a 3 ripostigli per le scope. Stanza del custode. Qua offre 4 vani di deposito per i negozi. Ogni negozio ha bisogno di un vano per il deposito. Lui me lo chiede? No, mi sbagliavo, aggiunto il vano dei negozi. È questo? No, questa è raccolta di qui. Questo è il magazzino, sarà quello lì. Comunque non vedo grosse richieste, quindi io proseguo per la mia strada. Oh, qui abbiamo aggiunto questo. Vediamo un pochettino. Si era detto che questi qui non ce la faccio a metterli, perché mi chiede cose strane. Vediamo un po'. No, invece ci verrebbero pure. 3,65. Loro non ci vengono e loro non ci vengono. Però gli uffici creativi e tecnici sì. Allora, odio sono rumorose. Ha bisogno di una linea elettrica e elettronica. Direi che si può fare. Pulizia e stampa commerciale. Ah, la stampa commerciale. Mi chiede però alcune cose abbastanza noiose. No, niente, non ce l'aggiungo. No. Ancora troppe scatole. Ora che inizio a guadagnicchiare abbastanza, sinceramente mi scoccia un po'. Quindi continuiamo a fare questo, questo e questo. E a dare quindi il benvenuto a quelli più costosi, quelli che mi offrono di più. Vediamo un po'. Oh, un bel 150, benvenuto. Un bel 130, benvenuto.
E un bel 170 benvenuto. Però serve la linea. Non ce la dimentichiamo. Prima sarà meglio che faccio questo e poi ci facciamo la linea. Ok, poi sarà meglio che faccio il telefono. Eccola qua. Buoni buoni che arriva anche la linea. Mettiamoci l'acqua, anche se magari non servirà, però io l'aggiungo. Ecco fatto. E che facciamo? Ne mettiamo anche qua altri due? Qua ci vogliamo provare a mettere uno grande. Mi piacerebbe aggiungere uno grande, eh. Urca, tra l'altro ci sta a meraviglia qui. Dai, dai, mettiamocelo, mettiamocelo. Anche se magari ha delle richieste particolari, come esige servizi di pulizia e stampa commerciale. Pulizia e stampa commerciale. Allora, lì avevamo visti, penso, o forse questo sarà a questo punto, di pulizia e stampa commerciale. Stampa commerciale, eccolo qua. Cavolo, quanto spazio che mi occupi. No, allora aspetta. Cavolo, devo lasciare uno spazio inutile. Dove stai? Qui. Facciamo così. Ok, poi torniamo a questo, torniamo qua e cerchiamo la stampa commerciale. Eccola qui. Voilà. E questa l'abbiamo aggiunta. Poi ecco la pulizia, ora mi lascia perplesso. Non so se ce l'ho già. Oh, appalto densità aumentata. E 2000 incassate. Yeee, festeggiamento. Ok, sembra che non richieda niente di che, quindi dovrei essere a posto. Manca il telefono e la linea elettrica. Allora andiamo qua sotto. Mettiamo questo. Ok, e linea elettrica. No, che era telefono anche, vero? E telefono, rimettiamo uno piccolo. Ce l'ho posto in giro. Se lo metto qua non ci arriverà mai su, giusto? Mettiamolo qua. Ok. E questo l'abbiamo fatto. Avrò più spese, ma pazienza. Pazienza. Questo ci siamo. Oddio, qui mi stanno aggiungendo 3000 cose. Oh, un ristorante grande potrei fare. Potrei fare un ristorante grande. Qui abbiamo... ah, l'opera d'arte. Mi costerebbe un'infinità. Abbiamo... i regolamenti municipali attualmente limitano 80. Vabbè, ma mi sembra abbastanza inutile. Sblocco un secondo ufficio edile più grande. L'operaio edile. Non so se servono questi qui. Vabbè, sblocchiamo questo. Oh, ah, abbiamo anche opere d'arte medie. Facciamo un'opera d'arte media. Quindi se io ora vado a opere d'arte... vabbè, costano un'infinità, quindi giustamente non me le sblocca. Va bene, queste non ce l'ho, devo sbloccare tutte, quindi niente. Proseguiamo quassù. Allora, lui è abbastanza arrabbiato. Però poi dice soddisfazione. È un mistero, forse perché gli mancava la... questo e questo, insomma, che adesso invece l'abbiamo aggiunti. Io aumenterei ancora di un altro piano. Aumentiamo di un altro piano. Mettiamo l'ascensore. Ok. E poi aggiungiamo intanto, con tutta calma, questo. E poi aggiungiamo questo. Voilà. Poi ci mettiamo la corrente, che sicuramente gli servirà. E poi gli appalti. Andiamo a dare un'occhiata agli appalti. Dove stavano gli appalti? Non mi ricordo più dove stavano gli appalti. Eccoli qua. No, questi sono i prestiti. Tra l'altro questo ci siamo, eh. Calamita. Allora, visto che ti sei già cavata così bene in un altro edificio, con misura di dimensione avrai più ancora di più. Ti darà qualche sussidio, alcuni di lancio, e ti compenserà quando avrai una popolazione di 150. Ehi, 250. Tantissimo. Allora, la città sta cercando di nuovo di mostrare se riuscirà a ricevere ogni giorno 5000 dagli affitti. Se beh, facciamo questo. Firmiamo questo appalto che sembra abbastanza buono. Potrei firmare anche questo. Firmiamo anche questo. Tanto quest'altro è quasi fatto. E abbiamo incassato un casino. Bene. Facciamo.
siamo a questo punto, gli uffici piccoli, qua sempre uffici piccoli, poi il prossimo piano ci metteremo bar, negozi e compagnia bella, insomma, cose del genere. E poi se ora gentilmente, ecco, bravi, mi fate questo. Voilà. Andiamo a vedere chi ci possiamo mettere che dà soldi. Di solito il creativo dà abbastanza, vedo un 180. Vedo un 150. E qua giù mi sembra 270. Vai. Aggiunti, vediamo se richiedono particolari risorse. Intanto qui siamo a 650, possiamo fare praticamente di tutto e di più. Indirizzo glamour, bisogna tutti i residenti, costo obiettivo infrastrutture meno 50%, maggior ricavato dalle vendite dei negozi, soddisfazione, costi di costruzione, impianti, spese giornaliere 50%. Questo a me piace troppo quello lì. E vai, e un altro è fatto. Manca il telefono, intanto incassiamo in una maniera indegna. Portiamoci il telefono. Voilà. Telefono portato. Andiamo a vedere se devo riparare delle stanze. Vedo un'usura incredibile. Quindi vado qui. Restaura sempre. E questo l'abbiamo fatto. Bene, sta andando abbastanza bene il tutto qua. Qui ci mettiamo a questo punto. Ci mettiamo un ristorante medio, ci vogliamo mettere? Ma no. E se ci metto un negozio? Facciamo un altro ufficio bello, bello ciccioso, va? Loro niente, ancora. Continuano a richiedere servizi di ristoro. Ora mi informerò meglio su questi servizi di ristoro. Intanto aggiungiamoci questo, che sono altri soldoni. Ok. Io poi metterei un'altra. Oh, le sculture. 6.000. Una piccola scultura. Mettiamoci questa. La mettiamo qui all'entrata? Vai, così. La prestigio come se piovesse. Ho speso tanto, però anche questo fa il suo. Bene, sono soddisfatto. Sta venendo su tutto bene. Vediamo un po'. Perfetto. Potrei alzarlo ancora di più, cosa che effettivamente farò. Andiamo ad alzarlo ancora di uno. Voilà. Mettiamoci l'ascensore. E poi a questo punto direi che possiamo decidere nel prossimo video quello che ci metteremo. Se alzare magari qua quello degli appartamenti, che potrei alzarlo ancora di più, o continuare a proseguire in questo senso. Anzi, guardiamolo prima di salutarci. La possibilità di mettere un negozio. Perché non mi ce lo mette qui? Ah, deve finire che... Perché mi saltate le cose? Mamma mia, ora aspettiamo un attimo. Voglio vedere quello che mi richiede un negozio del genere. Ma no, qui vogliono tutti l'area ristoro. E io l'area ristoro gli devo fare. Facciamogli questa cavolo di area ristoro. Ristoro sarà... Non c'è. Io però ci considero questa qua. 185, 220... Panini 220, pizzerie 220. Ha bisogno di un allacciamento dell'acqua. E io gli allaccio l'acqua. Dov'è il problema? Allora, questo e elettricità. Strano che non vuole la linea elettrica, la linea telefonica. Comunque va bene, questo l'abbiamo aggiunto. Chissà se ora me li fa mettere gli uffici. Qui ci mettiamo questo qui. Però qui voglio vedere se mi fa mettere magari questo ufficio qua. Niente. Richiede maggiore varietà di ristoranti medi. Maggiore varietà di negozi piccoli. Vuole negozi piccoli. E qua ci metto negozi piccoli. Dov'è il problema? Dove sta il problema? Andiamo a negozi piccoli. Così, un bel negozio piccolo, vediamo un po', vieni 2,20, 2,20, 2,10, 2,70, vai, ecco fatto. E questo qui ci mettiamo la carta d'apparati, non ho molte scelte al riguardo, ci mettiamo questa e via. Poi qui semmai l'abbellirò, vediamo un pochettino.
qua assicurazioni, iniziano a pagare un po' di più, mettiamoci sto 105, via. Linea telefonica non l'ho fatta. Hai ragione, non l'avevo messa la linea telefonica. Ecco fatto. Abbiamo risolto il problema. A questo punto servirebbe anche un altro piano. Mi sto espandendo un casino. In questo video mi sono molto espanso. Comunque, pian pianino faremo un bel grattacielo, bello alto. Con questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video nel canale. Ciao!